Ehi, 2 ore e mezza. Qua non è niente di che. Rifugio Rino Olmo, stavolta non ci sono errori. Stavolta non ci sono errori. 2 ore e mezza. Rifugio Olmo. Sì. Boh, mi piace andare ai rifugi. Sai che io vado a momenti, a volte mi piacciono i rifugi, a volte mi piacciono le vette. Vai Babi! Vai Babi, su! Vai Babi! Dai che non è ripida! Vai Babi! Wow! Vai Babi, che la salita è quasi finita, dai! Com'è? Io beh. Vai Babi! Abbraccia gli occhi al cielo! Ma noi non andiamo lì, no? Assolutamente no, tranquilla! Ah, ecco. L'ha presa Ulana quella lì! Famosa! Ma siamo stati? No, è escursionista esperto quella! Ah, ecco. Wow. Questo il rifugio? No, magari. Ah no, ecco, questa ha preso l'ana. Non quella di prima. Che bello qua. Che posti che ti porto, guarda. Che ti lamenti sempre, eh? Porti, guarda che non faccio piedi. Quello è vero. Praticamente stia scalando la montagna qua. Sentiero comodo. Cioè, che non sia come comodo come il resto. Perché finalmente siamo arrivati al passo. Si spera che adesso sia tutta discesa semplice. Che discesa. E va, mio ultimo sforzo. Adesso puoi risultare da tutta questa fatica, vabbè. Vai, Babi, che siamo quasi arrivati. Ci abbiamo messo un po', è passata la pena, dai. Avevi perfettamente ragione. Clusone, rifugio Olmo, vabbè. No, Ma che chiuso, mi sa. è aperto. Aspetta, aspetta. Ma che dura, Rosina. Cosa dice? No, scusa. Ma che dura, ma per favore. Ma dai. Cane discesa, sì. Che bello che è. Wow. Posto è meraviglioso. Questo, tra quelli che abbiamo fatto finora, è il rifugio più difficile, secondo me. No. Assoluto, altro che Calvi e Curovia. Sono due rifugi per bambini al comando. Calvi è facilissimo. Sì, ma anche il Curone era difficile. Allora, signorina Maria, cosa ne pensa dell'impegnativo sentiero del rifugio Olmo? Ma si può fare?
bello fare, mettere proprio un cronometro da lì. Saluta rifugio, ciao, che bello, che bel cumulo nembi.